Tutto quello che sai sulla vitamina D è sbagliato. Ciao amici! Simo, ma che titolo polemico! Purtroppo è vero, in giro c'è molta disinformazione che poi causa problemi e disturbi inspiegabili. Vi capita mai di chiedervi: mangio bene, faccio sport, prendo integratori, perché sto male? Per questo da quasi 30 anni mi dedico a divulgare la naturopatia con video, libri, ebook, corsi, eventi, coaching di persona. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Oggi sfatiamo 3 falsi miti sulla vitamina D. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Falso mito numero 1. La vitamina D è una vitamina. Ma come no? Lo dice la scienza. Le ricerche hanno scoperto che la vitamina D è in realtà il precursore di un potente ormone che svolge diverse azioni complesse nel nostro organismo. Ci sono 5 tipi di vitamina D e sono tutti necessari. Falso mito numero 2. Formaggi e carne sono le principali fonti di vitamina D. Davvero no, c'è un segreto. Latticini e carne che contengono vitamina D hanno però una controindicazione. Inibiscono la produzione interna della vitamina D da parte del corpo, che invece è la più importante. I cibi da consumare sono salmone, aringhe, pesce azzurro, uova, funghi, soia e derivati, olio di fegato di merluzzo, frutti di mare. Falso mito numero 3. La vitamina D si prende solo dal cibo. La vitamina D che serve di più al corpo è quella che produce da solo grazie alla luce del sole. Gli scienziati la chiamano vitamina D superattiva e ha il potere di prevenire tumori, infezioni e osteoporosi. Per produrla il corpo ha bisogno della luce diretta del sole, anche solo 10 minuti al giorno, e ovviamente dei nutrienti giusti, necessari ai processi fisiologici. Wow, quante cose nuove ho imparato! E ce ne sono altre! Per vedere tutti i miei video consigli, iscrivetevi al canale, è facile, basta un click così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. La vitamina D superattiva è necessaria anche per il corretto assorbimento del calcio nell'intestino. Ecco perché uno stile di vita sano è la chiave della vera salute. Vivi naturale e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale e sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!